Salve a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovissimo video di Ricky03. Oggi ragazzi siamo tornati in un nuovissimo video delle reaction ai vostri incidenti e diciamo agli incidenti di F1 online su F1 23. Ragazzi, grazie mille a tutti per il supporto che state dando a questa magnifica serie. Vi sta piacendo tantissimo quella delle reaction, quindi lasciate subito un like, un commento, una condivisione. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, che è importantissimo. Per chi non sapesse di che cosa stiamo andando a fare in questo video delle reaction, in pratica andrò a fare la reaction a nuovi video che mi avete mandato sul mio server Discord di incidenti che avvengono nelle vostre gare di Formula 1, che la maggior parte accadono nelle mie gare durante le mie live su Twitch che faccio ogni giorno alle ore 15. Vi ricordo che partecipare alle gare è gratuito, quindi se volete potete iscrivervi al canale Twitch per partecipare, e poi ovviamente magari se volete mandare qualche clip di qualche vostro incidente potete mandarle sul server Discord, trovate tutto in descrizione. Comunque, banda alle ciance, introduzione fatta, possiamo andare direttamente a vedere le clip nuovissime. Eccoci qui sul mio server Discord per le reaction. Siamo rimasti al 30 novembre, che è la data di uscita dell'ultimo video. Direi che possiamo partire da questa qui, che è Sir Nicolai che ci manda una sua bellissima clip. Niti e la Williams e Adri, la Alfa che mi gira. Vediamo un po' di che cosa si tratta questa clip. Ok, c'è un... ovviamente come al solito parliamo sempre di clip con low quality, registrate appunto dal telefono, che poi vanno sul Discord. Andiamo a vedere il nostro bellissimo Henry che viene girato da un... non so da chi, da una... allora, una Williams che fa veramente un bel dive bomb, interessante, Niti. E poi lo gira pure, mi sa. Sì, lo gira anche, quindi bene, bene. Praticamente la cosa bellissima. Ah no, è Niti che fa il dive bomb e poi Adri che lo gira. Interessantissimo. Beh, direi che io questi due tizi non li vedo mai in l'open lobby, quindi direi che si sono autoeliminati. Comunque è una cosa che assolutamente non si fa. Un dive bomb del genere è pericolosissimo, come potete vedere, soprattutto visto che c'era già un'altra macchina all'interno. E poi ovviamente l'altro è andato a toccare il sedere della Aston Martin di Henry. Quindi speriamo di non rivederli più questi tizi. Curva 1 mentality. Andiamo a vedere questa clip mandata da Sir Nicolai, che parte in tredicesima posizione. Beh, bello, veramente. Alon che si è letteralmente buttato così è praticamente l'antisport, signori. Quello che dico sempre, cioè non di non fare questi tipi di partenze. E ovviamente succede su... ma guarda, ma che casino fanno. Boh, incredibile. Allora, possiamo analizziamola piano piano. Allora, Alon che si cannon. Cioè, io veramente... Ma questo scemo, no? Ma che... problemi ha? Cioè, che letteralmente prende lo spazio dopo che ci sono tre macchine affiancate, si mette nello spazio qui, cannona tutti quanti, boom, distrugge qualcuno, mi sa questa Williams. Ok, e poi dopo, aspetta, mi sono perso qualcosa. C'è Sam che viene, boh, e il Carni, che pure il Carni, diciamo che anche lui ce ne mette, eh. Guarda il Carni che va tutto a sinistra, sbatte Sam nel muro, benissimo. Poi, boh, Adri De Jean qui sbutta nel muro Alon. Boh, io non... è incredibile come letteralmente ci sia un casino alla partenza. Ma provocato tutto da quel tizio, diciamo, da questo dive bomb, da questo ragazzo qua, da questo Alon, che veramente fa partire una carambola di roba incredibile. Alon non lo vedo più, speriamo di non vederlo più, ragazzi. Herpex Vampi Mentality. Andiamo a vedere questa clip invece mandata sempre da Sir Nicolai, un'altra che fa il giro veloce. E boh, ok, e la mentality di Vampi, ragazzi, è quella di sbattere il proprio compagno di squadra al giro numero 1 senza DRS fuori. Veramente molto interessante questa cosa. Veramente, veramente la miglior cosa da fare è sbattere il proprio compagno al muro, signor Herpex Vampi. Herpex Vampi, giocatore che è molto assiduo delle mie lobby, anche moderatore della chat, però fa veramente pochi errori, ma questo è uno grave,
Questo è uno molto grave, questo errore, onestamente. Io ero lì anche dietro, che l'ho vista questa cosa, effettivamente, perché ero lì, come potete vedere, terzo Ricky 03, e non va bene, non va bene. Quindi occhio, occhio Herpex Vampi, perché spero abbiate risolto, no, questa cosa, perché io spero che queste cose le risolviate a voce, poi su, magari su Discord o comunque su queste cose, queste applicazioni qui, e appunto spero che le risolviate da soli, senza appunto il bisogno di me, ecco. F1 per WWE, andiamo a vedere questa clip, un audio molto alto, lo andrò ad abbassare, in cui si sente anche la mia live. Olè! Mamma mia, bellissima Max The Rocket che chiude la porta a Butterfly Simone, che onestamente ti dirò, allora Muff era dietro, quindi sì, è un errore, ma in realtà di Butterfly che non era in traiettoria, non capisco. Questa andrebbe ad analizzare. No, Muff prova il sorpasso, lo compie perché qua era davanti e ovviamente Butterfly, dopo che è stato compiuto il sorpasso, un po'. Non so onestamente se come valutarla questa clip, ditemelo voi nei commenti. Mi chiude completamente, andiamo a vedere questa clip di $30. Ok, molto interessante questa clip, dove si vede il Carni che lo chiude. Vediamo un po', però insomma, c'è da dire che andare in due in questa curva, lui aveva la traiettoria ideale. Non saprei come interpretarlo neanche questo, onestamente, perché lui aveva la traiettoria ideale, tu eri all'interno. Io onestamente qui io avrei alzato io il piede, cioè io Trent avrei alzato il piede per mettermi a codarmi, perché non ero in traiettoria ideale. Quindi per mettermi in traiettoria ideale avrei alzato il piede e mi sarei messo in traiettoria ideale. Quindi non saprei, almeno questa è la mia interpretazione, poi non saprei, magari ditemelo voi. Sì, ma non sono stato io, cose belle dietro, cose che accadono. Ah, bene, molto molto divertente, vediamo cos'è, cioè ho bisogno di rivedere perché non ho capito. Allora, sempre Alone, Alone che è uscito di pista ed è rientrato male. Ma in realtà anche USB Fex Banana un po' strano qui, perché letteralmente gli è andato addosso quando lui era fuori. Anche lui stava andando fuori e si sono beccati. Diciamo che Alone e USB Fex Banana non bene qui. Già Alone l'abbiamo visto due volte fare cazzate, quindi non lo vorrei vedere un po' più per un po' di tempo. Lo spero di non vederlo. King Cinghiale uccide USB Banana. Andiamo a vedere USB Banana. L'ultimo giro addirittura si mette in difesa e poi lo fa fuori. Sì, letteralmente USB Banana. No, King Cinghiale qui all'ultima frenata. Manca la frenata e prende USB Banana. King Cinghiale, io lo vedo un po' troppo aggressivo nelle ultime live, nelle ultime cose. Quindi King Cinghiale, se stai vedendo questo video, io ti consiglio proprio di iniziare a smettere, di iniziare ad essere un po' più leale in pista, perché ti vedo un po' troppo agguerrito. Perché queste cose che hai fatto letteralmente, cioè qua dovevi già essere in frenata. Qui è movimento underbreaking o sbaglio? Ditemelo voi ragazzi, perché qua per forza in frenata era già, come potete vedere, era già nel rosso, se qua non stava frenando non so che cazzo di freni c'ha. Quindi ha fatto movimento underbreaking, si è spostato e ha fatto fuori USB, cosa che non si fa assolutamente. King Cinghiale per superarti ti tampona, ecco già un'altra clip di King Cinghiale, andiamo a vedere. Ha mancato un'altra volta il punto di frenata, in questo caso come l'ha mancato prima. E veramente, veramente non va bene King Cinghiale, devi giocare meno aggressivo. Cioè veramente qui, no? Che senso ha andarsi a spingere più in là per la frenata, quando se volevi provare il sorpasso lo provavi dopo, visto che comunque sì che Tom Super aveva il DRS dopo, però qui poi, cioè non aveva tanto effetto scia, cioè potevi provare il sorpasso dopo. Che senso ha? Infatti probabilmente l'hai anche sorpassato, perché questa clip è dopo quella clip che abbiamo appena visto. Quindi non capisco veramente il motivo di questa mega staccata che hai provato nei suoi confronti, boh. Gambo Cinghialotto ci manda questa clip, che è la clip di Fex Banana. No, questa è una King di King Cinghialotto. Questa è una clip di King Cinghiale. Andiamo a vedere che cosa succede. USB Banana l'ha tirato fuori in questa occasione. Quindi c'è diciamo cose che si fondono, come posso dire, perché ogni tanto
Ogni tanto è USB, ogni tanto è King. Questo, cioè, è esattamente USB banana dove voleva andare. Cioè, punto di frenata, no? Punto di frenata, lui stava seguendo la traiettoria. Sì che vedi che ti chiude qua, magari puoi aprire un pochino, ma letteralmente qui, dove volevi andare. Non lo so, non saprei. Qui potevano essere due le cose. O King cinghiale per evitare la cosa, cioè... potevano evitarla in tutti i due modi. Quindi direi un 50-50 qui, ragazzi. Ah, USB banana mi ha ucciso prima e ho ricambiato. Guarda la clip invece di barare a minchia. Non esattamente. No, non va bene. Non va bene, Gabbo. Perché poi tu passi alla parte del torto. A parte che qui c'è un 50-50 nella clip tua. E poi tu l'hai ucciso alla fine. Ma non va bene. Non va bene per niente. Non va bene per niente perché non esiste che te, per vendicarti, allora lo uccidi un'altra volta. Guarda, se io dovessi attuare questa cosa che hai appena detto tu, io dovrei letteralmente far fuori mezza lobby, se non tutti, di quelli che giocano ogni giorno, perché letteralmente siete tutti quanti che almeno una volta mi avete preso e mi avete buttato fuori. Quindi dovrei attuare questa cosa con tutti quanti, cosa che ovviamente non faccio, perché letteralmente non ha senso. Quindi, per non cadere nella parte del torto, non lo faccio. Cosa che non dovete fare neanche voi, perché in questo caso, Gabbo, siccome qui in questa clip che abbiamo appena finito di vedere c'è un 50% di colpa, a sto punto la colpa poi va al 100% a te di aver fatto quella cosa. Perché nell'altra clip che poi avevamo visto prima, ancora prima, dove c'è tu che hai fatto un movimento underbreaking, lì la colpa è letteralmente tua, perché si vede anche che l'hai fatto apposta. Hai ricambiato per il nulla. Ecco come fare 4 sorpassi senza tirare staccatone d'altro. Ah, qui lui sorpassa uno che va largo, va bene, primo sorpasso. Staccata giusta, secondo sorpasso, terzo, e forse anche Uge ce lo fa, non lo so. Ah sì, va largo. Beh, è ovvio che fai i sorpassi se gli altri sbagliano le traiettorie, quindi bravo ovviamente tu a esserti messo nelle traiettorie giuste e non aver evitati tutti, però niente di super difficile, ecco. Classica partenza di una lobby di Ricky, beh, Spa, Suzuka, diciamo che è molto normale vedere queste cose, ecco, 2, 3, 4, 5, 6, boh, tutti fuori come potete vedere. E niente, queste sono le classiche partenze del mio open lobby. Un'altra clip di King Cinghiale, qui stavolta in Australia. Qui veramente non so chi è stato questa. No, un Alpine DSM che prova una staccata assurda qui alla prima curva, senza DRS in più. Qui SM è un po' troppo aggressivo, veramente un po' troppo aggressivo. E, potevi non provare, ecco. Diciamo che è un po' eccessiva questa mossa. Draghetto in cannone Lightning Gabriel. Andiamo a vedere questa clip. Oh mio Dio. Va bene. Draghetten che cannona Lightning Gabriel. Vabbè, niente di troppo eclatante. Lui fa la frenata, Draghetten va lungo di frenata e niente, lo fa girare. E sempre, ragazzi, dovete imparare che si usano i freni su questo videogioco. Qui Ricky mi prende una McLaren e mi uccide. Ma ti prendo io, bro. No. Allora, parliamone. Io stavo facendo la traiettoria. Anzi, una traiettoria più interna possibile. Guarda, c'ero pure forse sul cordolo. Ero più interno possibile. Sei tu che mi sei venuto addosso, brother. Cioè, che io che ti prendo. No, bro. Cioè, di che cosa stiamo parlando? Qua è l'errore è tuo. E qua me lo ricordo pure. Perché mi ricordo le clip, tutto quanto. Qui mi ricordo che poi io ti ho detto, ma è colpa tua. Perché vedi la differenza. Cioè, io avevo solo questo piccolo spazio di pista e l'ho sfruttato nel modo giusto. Te invece avevi tutto l'altro lato di pista che non hai sfruttato. Quindi ti sei, cioè, non è colpa mia qua. Poi qua ha detto una Mercedes mi uccide. Ma dov'è la Mercedes che ti uccide? Non l'ho visto, mi sono perso. Ah beh, ovviamente si è trovata dietro, che doveva fare. Però qui l'errore secondo me è tuo. Poi ovviamente, ragazzi, ditemi nei commenti, però non mi pare che l'errore sia stato mio. Mo non so se effettivamente stavo sterzando troppo a sinistra, però non mi pare, ragazzi. Però ti ripeto, te stai venendo nella mia traiettoria quando io già avevo poco spazio. Dovevi rimanere largo o alzare il piede. HV Pusher fa una staccata della vita alla partenza e mi prende. Ovviamente, prima curva, Baku.
e poi viene preso da HV Pusher. Male, malissimo HV Pusher, malissimo. Teniamoci conto di tutti i nomi che stanno facendo, ovviamente. La prima clip è di un dive bomb di C-Shock, la seconda di un panino e la terza un altro dive bomb di C-Shock. Ma alla fine ci siamo chiariti, ma le mando comunque solo per il video. C-Shock fa dive bomb prima. Oh mio Dio. Qui sì, grosso dive bomb di C-Shock a curva 1, niente da dire. Qui un'altra clip a Las Vegas, andiamo a vedere cosa succede. Un paninazzo, non so, allora qua stavi difendendo molto l'interno per non farlo passare e non so effettivamente dove volevano passare. Qui molto, molto male chi ti ha fatto questa cosa da dietro. Noob campionetto, C-Shock, non lo so, non so se uno dei due, qualcuno dei due ti ha fatto questa cosa qui. E poi C-Shock un altro dive bomb. Ci fa vedere. Beh, questo dive bomb carino, cioè, nel senso, molto bello. Si è preso spazio, non ha fatto niente di troppo brutto qui. Questo è molto carino, il primo no. Ghostnucleo ci manda un'altra clip, andiamola a vedere. Ghostnucleo, partenza, e si infila tra le due macchine. Bella partenza, assolutamente. Adesso andiamo a vedere, oh mio Dio. Qui c'è stato, chi è il pazzo che ha cambiato direzione qua? Non si sa. No ragazzi, non riesco a leggerlo, comunque... Letteralmente questo ha fatto boom e l'ha ucciso a destra. Andiamo a vedere ancora Ghostnucleo, che ci fa vedere una clip di lui che vuole appunto The Darko Dave, signori. The Darko Dave, lui esce di scena, rientra in pista e vuole la posizione. Incredibile, qui devi alzare il piede, bro, perché devi dare la precedenza a chi entra in vittoria e chi non è appunto uscito di vista. Ringrazio Herpex per avermi ucciso un'altra volta, signori. Olè, Herpex Vampy, un'altra volta. Uccidiamo persone? Sì. Perché tanto ci va bene, no? E ok, Herpex Vampy, un'altra volta, un'altra spintarella, eh? Cioè, così le vinciamo le gare, Herpex Vampy? Ci siamo ridotti a questo? Mamma mia, Herpex Vampy. Ok, Lorbz, veniamo a vedere questa clip. Cosa fa Lorbz? Ok, letteralmente voleva sorpassare. Già l'ha sorpassato uno e si mette pure lui a sorpassare. Incredibile. Boh, va bene, dai, bro. Ma che fai? Calma. Grande campione. Il bagnato, clip ovviamente bassa qualità. Qui un rientro molto azzardato, ovviamente, di gunfa. Però l'Alfa Romeo qui, che è in questione, il signor non mi ricordo. Pro YouTuber? No, non lo so chi è. Pro YouTuber, sì, Pro YouTuber 10, che cambia traiettoria in frenata e lo butta fuori. Qui un brutto rientro di gunfa. Quindi sì che Pro YouTuber ha fatto quella cosa, ma gunfa, devi stare più attento a rientrare in pista. Cronamento a Monza, la ripartenza della safety car. Mamma mia. Vabbè, la ripartenza della safety car sempre bello. King Cinghiale. Ed è l'ennesima volta che vediamo una sua clip. King Cinghiale che cannona alla ripartenza. Mamma mia, King Cinghiale mi sa che deve farsi un bel volo, un bel viaggino, ecco, insomma. Non hanno caronato a me direttamente, ma lo mando perché questo incidente mi ha distrutto la gara. Oh, eccolo qui. Andiamo a vedere chi è stato. Ma non vedo. Errore della Aston Martin, Panari e Du, credo, che è andato all'esterno. È andato all'esterno a provare un qualcosa, ma questo non credo abbia problemi. Non credo. Questo qui ha chiuso troppo. È andato a prenderlo, ovviamente. Poi te lo sei ritrovato davanti. Panari e Du doveva stare un po' più attento, eh. Io come il Gesù di Baba. What? Ok, che cosa. Ma che sta succedendo? Ah, ma erano... Vabbè, le classi, bellissimo. Le classiche open lobby, quelle lì senza regole, veramente molto belle. Ci danno, regalano sempre emozioni. La gente non sa guidare. Beh, fin qua ci eravamo arrivati. Andiamo a vedere di specifico di che cosa sta parlando. Ok, per ora ok, tutto regolare. Lo spingono da dietro. Lui rientra in pista. No, tutto normale. Niti, va bene. Ok, allora, non so chi sia stato che ha spinto Niti qui,
Ma Niti andava veramente lento. Mi sa questa... Non so, c'è un tizio qui che ha spinto Niti sulla destra. La brutta cosa è che Niti andava veramente lento qui. Non capisco perché. Magari gli ha dato un sorpasso illecito, perché sennò non si spiega. Però veramente la gente non si è guidata. Oh, la madonna. E questo da dove è spuntato, scusa? Ma... Poi torna dentro e poi, boom, nel rientrare si è ritrovato Niti un'altra volta che gli è stato sbattuto fuori. Wow, non si vede niente da questa clip, non chi è stato, meno di niente. Però di una cosa siamo sicuri, Niti c'era sempre in mezzo. È stato sbattuto prima fuori per buttare fuori Tom Super andando lento, e poi è stato sbattuto fuori un'altra volta e si è ritrovato di nuovo Tom Super addosso. Minchia, una calamita. Qua Blackthorn cannona Francesco Inter. Andiamo a vedere di che cosa sta parlando. Mio Dio, ma che cazzo di staccata è questa, scusami? La staccata della vita su un tizio, ma... Boh, Blackthorn, Sky, non so chi sia, quindi meglio così. Valeric rientra male in pista e butta fuori HV Pusher. Andiamo a vedere di che cosa si tratta questa clip. Ok, lui... Mamma mia, cioè questo è quello... All'Alfa Tauri, esce di pista e poi boom. Ma, il genio questo qui, mamma mia, ma chi è? Valeric... Valeric, sei attento quando rientri, perché non è il modo per rientrare qui. Non è proprio un modo di rientrare in pista questo. Ecco cosa succede quando ti trovi un Ricky ucciso in mezzo alla strada. Andiamo a vedere, Ricky è fuori dalla sessione. Cosa che accade effettivamente poco spesso però. Ed eccolo lì, boom. Per evitarlo, sei stato un po' stupidino, Che comunque forse era in ghosting, si spera, perché sennò facciamo la fine di M. Marchetti. Però sì, sei stato un po' stupidino, sei stato un po' avventato, ti sei fatto prendere dal panico. Inazuma mi uccide, andiamo a vedere Inazuma che cosa fa. Una bella staccatona qua di Tom Super alla ripartenza della safety car, credo. E poi andiamo a vedere cosa fa Inazuma. Inazuma che vuole buttarsi all'interno e... Oh mio Dio. Qua pure un'altra volta molto difficile valutare. Allora, qui Inazuma posso dire che è una mossa troppo azzardata la tua, provare un sorpasso prima di Eurouge. Cioè, boh, mi sembra esagerato il fatto di provare un sorpasso qui, cioè cioè prima di Eurouge. È inutile proprio. A sto punto ti rimani dietro, poi Eurouge la fai e poi lo sorpassi sul rettilineo dopo Eurouge. Non capisco veramente il perché di questa tua mossa, Inazuma. Jolly in gare no safety, clip no audio per bestemmia gigante. No, noi vogliamo la clip con l'audio per la bestemmia, così almeno la mettevo nel video. Vabbè, ma qua, bro, che cosa deve fare? Vabbè, a parte che la partenza, lui è stato colpito, è stato girato, che cosa devi fare qui? Partenza di Spa di oggi, arriva l'as da dietro che non so cosa voleva fare, cannone a me. Solite partenze a Spa molto... Vabbè, oddio. Questa as che fa? Questa as chi è? HV Pusher. HV Pusher è un altro che secondo me si deve fare dei giorni un po' fuori, Perché, cioè, fare questa cosa è proprio... Guarda qua. Si infila lui all'interno e distrugge tutti. Veramente incredibile. Clip di 4 giorni fa. P2 a Monza con l'Easy Leak su una pista umida. Il Carniff decide di caronarmi e rovinarmi la gara. Andiamo a vedere. E il Carni manca totalmente il punto di frenata. E il Carni è un altro che secondo me si dovrebbe fare dei giorni di assenza, Perché veramente vedere il Carni. E il Carni è il protagonista di un po' di clip. Non di troppe, come magari lo sono altri. Però, cioè, questa veramente è gravissima. Allora, posso dire che, l'inizio della frenata è iniziato un po' tardi. Ma il Carni era veramente in ritardissimo con la frenata qui. Stessa gara, fine regime di safety car. Primo riparte, all'inizio rettilineo decide di frenare. Poi Mirko G2 cambia traiettoria sul rettilineo e mi butta fuori. Quindi, bene, riparte. Però non riparte effettivamente, da quello che ho capito. Non riparte, si frena. Ok, riparte effettivamente. E vabbè, lui si sposta un po'. Qua non lo so onestamente, ti posso dire. Qui Mirko stava andando. Un po'. Mirko qua ha fatto un po' una cavolata. Sì, perché poi è rimasto lì. Mirko non doveva chiudere qua. Perché Mirko hai chiuso? Non si sa. Mirko, non lo facciamo più. Napcamp doveva aver tenuto il mio sorpasso andando fuori pista. Fa una traiettoria come se io non ci fossi più. Andiamo a vedere di che cosa si tratta questo messaggione. Una staccata interessante. Si tengono ruota a ruota. E poi effettivamente fa la traiettoria come se non ci fosse lui più.
un po' aggressivo a Napcamp, in cui qui non vi siete fatti nulla, possiamo chiudere un occhio. Un'altra clip con il Carni protagonista, andiamo a vedere qui ruota a ruota sempre a Monza. E boh, diciamo un po' strana questa clip, posso dirla? Perché qui te freni forse un po' troppo, ok? Riesci a prendere e poi ti giri. Non saprei come interpretarla questa, onestamente. Te lo posso dire, ve lo posso dire onestamente. A questo punto te eri dietro. A questo punto tu toglievi dalle scatole e lo facevi passare, no? Quindicesimo giro, boh. 50-50, non si sa. Guardatela tutta grazia. Andiamo a vedere questa clip con l'F2. Oddio. Ok, vabbè, uno si uccide, fa un Charles Leclerc lì. E non sono gli unici ad uccidersi. Vanno davanti e poi, ok, qua non succede nulla. Mamma mia, quante persone nel muro. Ok. E virtual safety car. Ci aiuta uno come Alessio. Non me lo sarei mai aspettato una cosa del genere. Perché Alessio fa questa cosa? Non vorrei delle spiegazioni. Veramente, boh. Semplicemente ridicolo, dice Tom Super. Andiamo a vedere. Vabbè. Mio Dio. Ma che fa? Chi c'è? N. Mattia che guarda gasso. Vabbè, gasolina, ragazzi, gasolina. Ma questo l'abbiamo già bannato, ragazzi. È un ragazzo che non può giocare, semplicemente. Perché diceva che questo non era suo errore. Ma che cazzo dici? Cioè, effettivamente, se facendo una traiettoria, che cosa fai? Vai a destra e prendi la Mercedes. Di chi è la colpa? Sempre ancora gasolina. Vi volevo far vedere questo, perché in realtà queste clip le abbiamo già viste. Abbiamo già preso provvedimenti contro questo ragazzo, perché era una cosa un po' troppo... Come posso dire? Ah no, questa mi sa che è la clip di prima, appunto. Però vista da... Ah no, è un'altra. Dove letteralmente lui fa finta che non c'è Herpex Vampi. Perché qua vanno affiancati, frenano, va bene. E poi lo tira fuori un pochino, lo spinge. E poi fa come se non ci fosse, proseguendo dritto. Questo non va fatto, ragazzi. Va lasciato lo spazio se c'è, se siete ancora ruota a ruota. Ed è bruttissimo vedere questo. Buon Kebab ci manda un'altra clip. Vediamo che cosa ci manda. Mamma mia, la risoluzione è bassissima. Sorpassato io da me. E poi arriva un certo... Oh mio Dio, ma qui... Chi è? HV Pusher? HV Pusher, un'altra volta. HV Pusher, lì... letteralmente... Allora, posso dirlo? Sì, ha fatto un dive bomb, ok. Gomma rossa, ok. Però te potevi un po' evitarlo, questa cosa. Forse, però HV Pusher abbiamo già detto che è un osservato speciale. Primo giro di una 25% a Las Vegas. Bomber decide di provare un attacco a 4 decimi di distanza e mi fa ritirare. Veramente, io non capisco. Cioè, questo 4 decimi di distanza, 3.50, staccata. Prova il dive bomb della vita a giro 1. A giro 1, non è che dici all'ultimo giro, no, a giro 1 prova a stare staccata. Un bomber, bomber 92935. Non mai più lo voglio vedere. Scusate, ma chi ha torto e chi ha ragione? Qua, una mia live. Beh, qua, boh. Qua non lo so, sono stato spettatore di questa cosa. Posso dire che forse l'esterno qua ha lasciato abbastanza spazio, credo. Eugi invece si è andato un po' troppo in là. Mi sa che la colpa è un 50-50, ma forse direi di Euge piuttosto, perché qui io vedo che lui lascia tanto spazio. Invece Euge va su di lui, mancando letteralmente la frenata. Non saprei. Bisognerebbe vedere gli onboard. Che dire, penso che SK scarso siete da bannare. Ecco, andiamo a vedere. Qua c'è C-Shock che sta facendo un giro. Non so dov'è, SK è davanti. Eccolo qui, l'ha raggiunto. Frenata, ok, tutto a posto. Lo colpisce SK. Ma io mi chiedo perché hai fatto... Due volte poi l'hai fatto, non una. Sei andato, hai fatto la finta qui e poi l'hai spinto effettivamente nel muro, SK. Ma perché, mi chiedo, perché ti devi muovere durante un sorpasso che ti stanno effettuando e fare queste cose qua? Io non, veramente non capisco. Scaracca SK da ban, dicono un'altra volta forse. Vediamo un po'. Mio Dio, questo cos'è? Cioè, questo perché esattamente? Cioè, l'hai aspettato letteralmente e l'hai tirato fuori. Ma perché?
SK, ma come ti comporti? Ora uccide me e lui per con il mio gattino che mangia di sottofondo. Vabbè, questo non poco ci importava, questo dettaglio. Andiamo a vedere qui anche SK. Ok, qua ci fa vedere la sua visuale della situa. Ma non SK, veramente, io non ho parole per quello che hai fatto. Qua un bel ban pure. GG Henry, dice il nostro lui per. Vediamo un po'. Beh, qui effettivamente Henry ha chiuso un po' la traiettoria, brother, te lo posso dire. Un po' troppo l'ha chiusa, anche se qui di solito non si sorpassa, ma qui abbiamo chiuso un po' troppo la traiettoria, signor Henry, eh. Questo è da bannare, vediamo un po' un'altra volta SK. Destra, sinistra, destra, sinistra, a destra, mamma mia, SK. Non te voglio più vedere, è la terza clip che vedo tua. Cioè, mi sembrava pure un ragazzo. Cioè, oggi, ovviamente, questa clip di che cos'è? Questa clip è del 15. Oggi è 29, ragazzi. Cioè, avrà giocato oggi, se non mi sbaglio. E sembrava un bravo ragazzo. Ma dopo aver visto queste clip, non le avevo mai viste io. Cioè, nessuno mi aveva detto niente. Ma SK che fa queste cose, veramente, boh. Ma che cazzo di. Boh. Qua KV Pusher decide di cannonarmi la ripartenza della safety. KV Pusher un'altra volta. Vediamo un po' che lo cannona. Eccolo, boom. Nel muro. Bravo HV Pusher. Corriamo in safety car, come abbiamo già fatto per tanto, eh. Qua Faz prima mi tampone e poi uccide Inter e me. Andiamo a vedere. Partenza va bene. Partenza ok. Questo che cos'è? Spa? Per me benissimo. Bene. Totalmente ucciso. Povero Tom Super. Ucciso da dietro. Incredibile. Poi non, ah no, succede l'altro. Incredibile. Vabbè, qua un po' sfigato tu, Tom Super, qui. Però quello che effettivamente. Ma Big Fats che fa effettivamente, scusami? Big Fats perde. Ah, qui ha perso. Mi sa che era sul coso arancione, era. Ha perso il posteriore, è andato addosso a Euge, che è andato addosso a Francesco Inter e poi lui si è trovato di mezzo. E il problema non è questo, ma tanto quello che ti hanno fatto qui, questa spinta di cui ti hanno tirato fuori, che è di. Non di Brandox, spero di no, che non sia di Brandox questa spinta. Qui N. Mattia uccide me e altre due persone, piuttosto che se devi ritirarti farlo fuori pista ai box. N. Mattia, interessante. Ok, qua si è ritirato N. Mattia, forse il bot Casini. Sì, questo purtroppo non posso dare totalmente la colpa sua, è stato il bot. Però ragazzi, se vi dovete ritirare, andate in box, ritiratevi e avete fatto. Cioè, fatelo per la sicurezza degli altri. Ivanone mi fa girare per clip 1, andiamo a vedere. Madonna, ma non si vede niente, questa è proprio inguardabile. Ok, Ivanone l'ha spinto, è ok, ci siamo. Fin qua. Sempre in manone, non si capisce dove voleva infilarsi, dato che stava già facendo una traiettoria più stretta della mano e per chiudere. Qui sì, Ivanone t'ha spinto un po'. Ivanone due volte. Già abbiamo Ivanone. Sì, che tra di prima chiude la porta nella curva successiva mi viene addosso. Andiamo a vedere. Vuole passare, benissimo, passa. Poi tira la staccata del Sium. Secret Adri pure deve. Non lo so. Veramente molto leggera come clip questa. Però Secret Adri, cerchiamo di non diventare come gli altri, per favore. Bel duello con Tom, che finisce con lui che mi chiude, anche se ero davanti prima di staccare. Vediamo un po'. Qui eri davanti, sì. E lui prende la tua traiettoria. Ti chiude. Male, male Tom Super. Qui male, male, male. Non va, non va bene, non va bene. King Cinghiale mi porta tutto interno e poi fa girare una zoom che blocca la strada. Vediamo un po'. King Cinghiale vuole aprirsi sulla sinistra senza appunto pensare al fatto che c'è il nostro bro. E poi ovviamente poi ne prendiamo in zoom. King Cinghiale, vabbè, ce l'abbiamo già sotto occhio, sotto tiro. Come non affrontare una curva? Vediamo, quella proprio di. Forse il tuo modo di affrontare una. No, come. È così, no, non si affronta una curva. Chi è? Visilebor. Non so cosa sia successo qui, l'ha spinto tipo un po', forse Brandox poi si è girato, te ti sei trovato lì in mezzo, ma non ho capito effettivamente come è successo. Visilebor ha tirato una spintarella a Brandox per sbaglio, boh. Inazuma che non frena la curva 1 e mi prende in pieno, vediamo un po', Inazuma. Olè. Mazza, quello è Inazuma, quello con la McLaren, incredibile. Ma che scatto ha fatto, ragazzi? Guarda qua, fium. Cioè, letteralmente non ha frenato Inazuma, ma che fai?
Ma io mi chiedo, poi curva 1 di Portogallo è veramente difficile da fare in più persone e veramente frenate, ragazzi. Boh. Qui Francesco Inter fa come se non ci fossi, aveva pure penalità. Ok, andiamo a vedere. Tira dritto al nostro posto debole. Francesco Inter va a destra. Eh sì, poi chiude. Cioè, Francesco Inter va a destra, poi chiude. Potrebbe aver perso la... La cosa qua. Potrebbe aver perso il posteriore della macchina, non si sa. Però Francesco Inter dovrebbe semplicemente vedere un attimo di aver completato il sorpasso prima di chiudere la traiettoria, ecco. Magari se Mattia lascia lo spazio per vivere sarebbe il più belle le gare. Vediamo un po'. Ok, io sono quello, Mattia lì. Beh, insomma, io più che Mattia che lascia lo spazio, te che letteralmente andavi solo a destra. Letteralmente qua, allora, eri dietro di me, con Mattia che era già sul sorpasso, perché era già sul sorpasso. Dove vuoi andare? Che cosa spingi a destra? Hai spinto a destra 10.000 volte. Destra, destra, destra ancora, destra ancora. Cioè, te la sei andata un po' a cercare qua, dico. Cioè, se c'è un'altra vettura in sorpasso, o sei così tanto veloce, quindi ti allarghi proprio, ti metti come terza vettura, o non fai questa cosa, perché cercare uno spazio tra una vettura che si sta sorpassando un'altra vettura è difficile. E il Carni mi dai bomba e mi fa andare fuori pista. Vediamo un po'. Ok, il Carni abbiamo già detto che è abbastanza, che dobbiamo vederlo. Troppo dive bomb effettivamente qui. Ho usato un po' troppo, l'ha pushato fuori dalla pista. Questi sarebbero secondi di penalità. Qui mi ricannona il Carni, che quindi è un vizio. Questo l'abbiamo capito. Lo ricannona. Qua te perdi. Vabbè, qua perdi tu il posteriore, però scusami. Qua lo perdi tu il posteriore, o sbaglio? Poi non lo so, mi pare di vedere che tu avessi perso il posteriore, non che lui ti ha cannonato. Poi il Carni non voleva cedere la posizione, quindi ha iniziato ad andare a destra e poi inchiodato e l'ho preso. Vediamo un po'. Ok, vuole provare il sorpasso. Qui lo chiudo un po' troppo. Esce e rientra. Boh, non lo so. Onestamente non so cosa c'è di brutto. Qua letteralmente ti ha lasciato la posizione, perché sa di aver chiuso brutto, quindi boh. Qua non so cosa, non so, voleva vendicarsi il Carni, quindi ha provato a cannonarmi, ma si è ammazzato da solo. Ma addirittura. Ah, voleva provare il sorpasso alla fine. Che poi, scusate, e il Carni, ah, Tom Super aveva delle stesse penalità. Però boh, raga, cioè, a parte che qua non si sorpassa, quindi il Carni è veramente inguardabile. Qua Francesco Inter mi uccide. Interessante, Francesco Inter sarà la seconda volta o la terza che lo vediamo. Andiamo a vedere questa partenza. Ok, frenata. Tiene l'interno. Esce un po' troppo, secondo me, però ok. E poi probabilmente lo cannona da dietro. Frena. Cerca l'interno, qui Francesco Inter. E lo butta fuori. Qua Francesco Inter non va bene. Non va bene perché qua allora, qui Tom Super ha lasciato un po' di spazio, però era troppo poco, quindi provare un sorpasso azzardato, quindi qui l'hai spinto, poi l'hai anche buttato fuori, quindi no. Francesco Inter, no. Lorey cambia traiettoria sul rettilineo per non farsi superare da me, poi cannone Fabrizio Piccirilli. Ma che fa? Ma è impazzito, cioè Lolly vuole un altro po' di ban? Cioè, non... boh. Poi che fa qua? Destra, sinistra e poi cannona il tizio. Ma che fa? Ecco, succede se la gente davanti frena sotto Virtual con 3 secondi di delta. Ecco cosa succede. Io non mi metterei a ridere, è veramente una merdata quello che è successo, perché letteralmente correte in safety car. Cioè, ma come sei a... pure te, Tom Super, sei a quasi 300 km orari in virtual. Ma che cazzo di problemi avete? Boh, ridere non mi sembra la cosa giusta. Ma avete cannonato a me, sia che poi N. Mattia è stato a cannonare me, che poi ha cannonato me di più. Però alla fine N. Mattia già il danno l'aveva fatto. Però non cioè veramente correre in virtual. Ok,
Ok, va bene, va bene, va bene, ragazzi. Ridete, fate come se non fosse successo niente. Ricordo che il delta uguale per tutti. Infatti, il delta non fa discriminazioni. Tanto Ricky darà la colpa a noi che stanno andando troppo veloci. Grazie al cazzo. È giusto, è giusto. Non si corre in bandiera gialla in virtual safety car. Ripartenza safety a Imola. Ok. Un po' cattivo. Cos'è? Blessed Mouse? Un po' cattivo Blessed Mouse, direi. Uno, due, tre. Cioè, Blessed Mouse, potevi tenerla. Potevi andare dritto, chiedo. Vai dritto, zio Pera. Non andare addosso a Trent, che poi è il tuo compagno di squadra. Ma Cristiano Ronaldo. Pusher va in culo a Spiral e lo butta fuori. Interessante. Ancora un cavo Pusher. Non si smentisce mai. Boom. Buttato fuori a Spiral. La distanza di sicurezza, il tutto, buttare fuori i cristiani non è proprio fattibile. Orso rientra male in pista e uccide Fiar Gabri. Esce, rientra, lo uccide. Orso, stai calmo. Disastro durante la ripartenza. Va bene, sbattuto nel muro. Esagerato, veramente. Non so chi sia stato. Forse Herpex Vampi? Non lo so. No, Alessio ha chiuso un po' troppo. Alessio qua ha chiuso. Alessio ha chiuso su Herpex Vampi. Incredibile. Va bene, Alessio. Già, questo mi ricordo anche quella dell'F2. Non capisco. Non capisco, Alessio. Andri, gran giocatore. Vediamo che gran giocatore è Andri. Ah, un giocatore che spinge. Va bene. Interessante. Spero che non faccia altro oltre che questa piccola spintarella. Meno male. Tipica gente online da lobby che fa tappo. Ah, Elite Joseph, me lo ricordo questo. Vabbè, recente. Elite Joseph che faceva da tappo da mezz'ora. Io volevo provare a sorpassarlo ma non si poteva, letteralmente. Chiude pure, ti butta fuori. Elite Joseph è stato tosto da passare, ma un po' per tutti vedo. Ha fatto yestemare un po' tutti. Infatti io qui mi ricordo che ho detto, ma io c'ho un po' di gente dietro, perché Elite Joseph letteralmente stava facendo solo da tappo. Cioè, non so che dire. Infatti a una certa mi sono pure arreso a sorpassarlo. Ho detto, vabbè, fate voi, sorpassatelo voi. E poi Elite Joseph si è canalato da solo, per fortuna, grazie al cielo. Lori The One 64 manda Muren e Mattia e al Mau e prova anche a dai bombarmi. Boom, buttato nel muro, grandissimo. Bravissimo Lori The One. E poi? Pure Dybomb, bello, veramente, un gran giocatore. Guardi come appoggiarsi decentemente, delicatamente a una macchina, what's... Vediamo questo tutorial. Oh, bello, molto bello. Riccio tira una staccata della vita al curo 1 e mi uccide. Ok, andiamo a vedere. Boom. Olè, grande Riccio. Che grande, mamma mia. Il più gran giocatore di Formula 1 2023, signori. Mirko, l'ultima clip. Finalmente ce l'abbiamo fatta, siamo arrivati alla fine. Incredibile, cosa è successo qua? Maff non è la prima volta che lo vedo. Tira una, cioè, manca il punto di frenata e prende quello davanti. Poverino, Erfede 44. Veramente poverino. SK, un'altra volta. Prima cambia traiettoria sul rettilineo e poi mi chiude al muro. Vediamo SK. Ok, SK abbiamo già detto che lo dobbiamo bannare. Un'altra volta. SK mi aspetta per non farmi prendere il DRS e prova a buttarmi fuori dritto, ma si gira da solo. What? Ok, per il DRS. Boh, io sta tattica non so manco se è legale questa cosa qua del DRS. Cioè, secondo me ci sono dei limiti perché è troppo brutta. Poi va dritto e poi vuole chiuderti pure. E poi si gira da solo, bene, interessante. SK, bel giocatore, eh. Comunque ragazzi, abbiamo visto ben tante clip. Diciamo che lo scorso episodio è stato veramente peggio. Qui abbiamo visto tante persone, tanti incidenti interessanti, analizzati tutti quanti. Ovviamente ditemi la vostra nei commenti, commentate con i timestamp di quello che è appunto l'incidente, tipo 22:02, cioè questo incidente. Io penso che, ok, commentate, voglio sapere la vostra sugli episodi e tutto quanto. Spero che questa serie vi stia piacendo. Like, commento e condivisione. Come sempre, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. E controllate la descrizione del video per iscrivermi anche a tutti gli altri miei social. Importantissimo. Se vi piace questa serie, ragazzi, ditemi se volete altri episodi. Questo credo sia l'ultimo episodio di questo 2024. E nulla, vedremo se nel 2025. Cosa ho detto? Questo è l'ultimo episodio del 2023. Vedremo se nel 2024, appunto, avremo nuovi episodi di questa serie. Questo dipende solamente da voi. Se questo video farà tante visualizzazioni e tanti like, ragazzi, grazie mille a tutti del supporto. Noi ci vediamo al prossimo video. Un bacione a tutti, ciao da Ricky.